a tutti ragazzi, io sono Simone Mapau e oggi eccoci qui tornati alla guida per questa Treasure Map. Allora, cercherò di essere il più veloce possibile. Sostanzialmente, ragazzi, questi sono i miei 5 team. I 4 team contro i boss della mappa sono molto sicuri, a mio avviso. Poi bisognerebbe vedere in pratica, ma secondo me sono molto sicuri. Per quanto riguarda il team Pereneru, avrei qualche cosa da dire, ma questo team è molto probabilmente basato sui punti, non sul danno. E se dovesse essere basato sul danno, io lo farei utilizzando Eneru 6 Plus come capitano. Ma adesso vi mostro bene qual è la mia idea per questa Treasure Map. Allora, Satori, ragazzi, come attacco preventivo non farà altro che mettervi un anti-debuff. Quindi è sostanzialmente un boss davvero molto molto facile da affrontare. Ho deciso di affrontarlo con doppio Whitebeard, mettendo sotto Crocodile in maniera tale da spostarlo come capitano, ottenere un 4x almeno da lui. Mettete come barca la barca di Whitebeard, così almeno l'amico capitano sarà anche lui dimezzato di punti vita, così starete tranquilli. Okiji per darvi l'attacco, Whitebeard per darvi gli orb, perché vi ricordo che lui ha l'anti-debuff, e quindi semplicemente fate così e lo spazzate via. Shura, ragazzi, vi metterà Orb Block. Quindi, per affrontare questa cosa, ho deciso di fare un team con doppio Ace. Vi metterà Orb Block e vi incatenerà due sub per 3 turni. Per questo motivo, ho deciso di fare un team principalmente con personaggi della Treasure Map, in maniera tale che siano personaggi che avete già, li avete potenziati, gli avete messo bene i socket, quindi non avete alcun timore riguardo a questi. Potete cambiare quasi tutti, bene o male. Garp vi serve per aiutarvi nel caso in cui ancora non abbiate i socket al massimo. Garp vi toglierà un bind. Come vi dicevo, Ace vi toglierà gli Orb Block, vi metterà i matching. Stessa cosa potrebbe fare anche Big Mom comunque, perché va benissimo. Quindi prima attivate lei, poi attivate Ace e avrete talmente tanto danno che non dovrete nemmeno guardarlo. Enel l'ho messo principalmente per l'aumento di punti e poi perché è un peccato non metterlo in un team, siccome non riuscivo a metterlo in nessun altro, qui va benissimo. Andiamo a vedere poi Gedatsu, ragazzi. Gedatsu è un boss blu, infligge 2 turni di special bind a tutti, riduce dell'80% i danni subiti per 2 turni. Per questo motivo affrontarlo è necessario avere qualcuno che gli riduca la difesa percentuale. Per questo ho deciso di metterci Kuma del Colosseo. Per lo special bind metteteci pure Padding. Padding toglierà lo special bind. Lei è immune per 3 turni allo special bind, quindi attivate lei e tutti quanti gli altri saranno giocabili. Per quanto riguarda Sengarp, lo attivate e avrete un boost su Garp, Sabo e il Sabo amico, quindi avrete talmente tanto danno che non lo vedrete neanche, lo spazzerete via. Per quanto riguarda Home, ho scelto un team con doppio Zoro. Ci ho messo dentro Marco perché facevo difficoltà a trovare qualcuno che togliesse Silence, che togliesse Despair. Quindi lui semplicemente l'ho messo per quella ragione lì. Cosa succede? Home è secondo me quello della mappa più difficile da affrontare, non è niente di che lo stesso, però è il più difficile fra tutti. Cioè, ci sarà una riduzione del coefficiente chain per 12 turni, quindi è consigliabile o mettere qualcuno che vi aumenti la chain o qualcuno che ve la locchi. Vi taglierà del 10% gli HP, cambierà tutti gli orb in block, fisserà gli slot per 3 turni, Despair per 4 turni. Quindi, essendo che oltre a mettervi block ve li lockerà per 3 turni, dovete assolutamente togliere quei block. Come fare? Per questo motivo ho deciso di mettere Shiki in maniera tale da trasformare quello che era una cosa negativa in una cosa positiva, ovvero avrete full matching immediatamente. Avete Cavendish per sfruttare Orb Boost e Attack Boost. Avete Marco che vi aiuterà a togliere il Despair, quindi prima attivate Marco in maniera tale che non cambiate block, poi attivate Shiki, avrete full matching, attivate Enel per la catena, attivate Zoro per l'Affinity e buona, questo lo spazzerete via. Eneru, ragazzi, non è assolutamente difficile da affrontare, anzi, secondo me è una delle Treasure Map più facili fino ad adesso. Riceverete 2400 danni ogni 3 turni, ma non è un grosso problema, secondo me. Come attacco preventivo del sesto stage, perché ricordiamoci che è diviso in sesto stage e settimo stage, nel sesto stage vi incatenerà per 4 turni i capitani e vi ridurrà l'attacco per 3 turni. Di conseguenza,
L'utilizzo qui di Corazon vi aiuterà a rimuovere questi debuff fastidiosi, ovvero toglierete sia Bind che Attack Down immediatamente e senza nessun problema. Affrontarlo poi sarà assolutamente facile in confronto, niente di che. Vi potete anche utilizzare Moria per l'ausilio di e lo farete fuori. Per quanto riguarda poi invece l'ultimo stage, che cosa farà? L'ultimo stage, lo stage 7, avrà un anti-delay, renderà gli orb forza, psi e int negativi per 5 turni e accecherà per 10 turni. Taglierà del 20% gli HP attuali a fine turno per 5 turni. Una volta morto, tornerà in vita con il 30% dei punti vita, attiverà una barriera con 5 good per un turno, incrementerà la difesa a 200.000 per 3 turni. Quindi, a questo punto che cosa dovete fare? Essendo che questo è proprio un team grosso, non avete neanche bisogno di star troppo a pensarci a che cosa attivare. Semplicemente attaccate e distruggete. Questi hanno un grosso moltiplicatore e alte statistiche, quindi davvero non dovreste avere problemi fino a, diciamo, ai primi round. Secondo me fino al round 30 non dovreste avere grossissimi problemi. Naturalmente, andando avanti, se dovessi incontrare delle difficoltà, allora a quel punto io consiglio l'utilizzo di Kami Enel come capitano. Kami Enel come capitano vi darà un bello sprint, vi darà una bella... E lì cambierete un pochino i sub in maniera tale da andare a ottemperare ad altri problemi. Però bene o male, ragazzi, sinceramente sarà un po' più stalloso, però è sicuramente un team molto molto sicuro con cui andare, quindi andateci senza problemi e spaccatelo a... come se non ci fosse un domani. Ecco, voi potete utilizzare anche Jack per dargli una mano, togliere lo scudo al revive, fargli ancora un po' di danno, eccetera. Comunque poi vedete voi come organizzarvelo. Personalmente il più efficiente secondo me è il doppio Kami, il più da punti è quello che avete visto prima. D'accordo ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, è stato molto breve lo so, però davvero non ho tempo, non ho modo di far video in questo periodo, mi prenderò del tempo per farvi capire bene che cosa sta succedendo poi nella mia vita. Per il momento io vi saluto, qui è tutto e noi ci ribecchiamo ad un prossimo video.